Inter, tabella Lukaku, sempre più minuti fare il pieno contro il Napoli. Romelu Lukaku non inizia una partita ufficiale da 110 giorni. Saranno 131 quando sarà arrivato il 4 gennaio. Col suo corollario di ansia e tensioni, quando tutta Italia guarderà a San Siro, contro il Napoli. L'Inter si giocherà le residue chance di scudetto. C'è solo un risultato possibile per provare a credere ancora nella rimonta. Così Lukaku vuole arrivare all'appuntamento con la ripresa del campionato al 100% della condizione. Se poi basterà per garantire una presenza in campo di 90 minuti, lo si capirà strada facendo e forse dipenderà anche da come andrà il match. Ma l'obiettivo primario adesso è arrivarci al top. Per questo Romelu e Simone Inzaghi insieme a tutto lo staff tecnico hanno stilato una tabella di marcia per migliorare la condizione settimana dopo settimana. Adesso il belga lavora pienamente con il gruppo, poi resta sul campo per un lavoro atletico extra. Il recupero procede spedito, ma è sempre meglio non forzare i tempi. Sabato l'Inter torna in campo a Siviglia, per sfidare il Betis in un nuovo test internazionale. La presenza di Romelu è ancora incerta, e non per problemi fisici o scelte precauzionali. L'idea alternativa è quella di lasciarlo ancora ad Appiano Gentile a lavorare. A mettere benzina nelle gambe, migliorare la tenuta aerobica e la resistenza alla velocità per evitare di avere altri problemi in futuro. Si deciderà domani, ma qualora si optasse per portarlo in Spagna, Romelu giocherà al massimo un tempo. La situazione, per intenderci, è simile a quella vissuta a fine ottobre per la trasferta di Firenze. Quando Lukaku stava recuperando dall'infortunio i flessori, allora, Inzaghi all'ultimo optò per lasciarlo a Milano per una doppia seduta extra di lavoro. Piuttosto che averlo a disposizione dalla panchina, con non più di 30 nelle gambe per poter aiutare la squadra. Romelu ora sta nettamente meglio di allora e proprio per questo forse sembra più opportuno continuare col lavoro specifico e puntare a ritrovare il campo nelle prossime amichevoli. L'Inter, infatti, ha in calendario altri due impegni prima della fine dell'anno, giovedì prossimo. A Reggio Calabria, andrà in scena il derby della famiglia Inzaghi, Pippo ospiterà Simone. Un modo diverso per farsi gli auguri di Natale. E il regalo per il tecnico nerazzurro sarà quello di rivedere il suo numero, 90, a guidare l'attacco della sua Inter. Se prima di Natale Romelu riuscisse a garantire almeno 45 a grande intensità. Poi il 29 in casa del Sassuolo si potrebbe provare ad aumentare il minutaggio, almeno un'ora. Se non addirittura 75 minuti. La base di partenza è comunque già buona e lascia pensare al futuro con ottimismo. Vero, Lukaku al mondiale non è riuscito a lasciare il segno come sognava, ma la condizione fisica era quella che era e Romelu ha comunque fatto un mezzo miracolo ad essere a disposizione della sua nazionale. Nonostante la forma approssimativa, è stato il giocatore del Belgio più pericoloso nella sfida decisiva contro la Croazia. Dove i suoi errori hanno pesato, ma almeno lui è arrivato alla conclusione a un passo dal gol. Lukaku è una fuoriserie da maneggiare con cura, però deve spingere sempre al massimo per garantire un rendimento da top player. In sostanza, con il fisico che ha, Romelu avrebbe bisogno di giocare sempre 90 per mantenere costantemente una condizione ottimale. Ha una voglia matta di giocare, di riprendersi l'Inter e il ruolo da leader. La squadra ha bisogno dei suoi gol e del suo strapotere fisico per credere nella rimonta e continuare a coltivare le ambizioni di scudetto. Romelu è tornato all'Inter per vincere e sentirsi ancora re. Ora è pronto a ripartire. E a indicare la via.